controllate 211 persone, 82 delle quali gravate da pregiudizi di polizia e 223 veicoli, anche con l'utilizzo del sistema di lettura automatica delle targhe. Eseguite 9 perquisizioni personali e una domiciliare, contestate 28 infrazioni al codice della strada, sequestrato un veicolo. Questi numeri dei servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti in tutto il territorio della provincia tra venerdì e sabato, eseguiti da pattuglie della Polizia di Stato, della Questura e dei commissariati di Gela e Niscemi su disposizione del Questore. Sequestrati inoltre 14 grammi di hashish fiutato da ASCO, cane antidroga della polizia, nascosto in un anfratto di un muro di via Terranova nel quartiere Provvidenza. Nel corso delle 2 giornate nel territorio della provincia le pattuglie della Polizia di Stato hanno eseguito complessivamente 23 posti di controllo. L'attività preventiva, in aggiunta alle regolari pattuglie della polizia, delle volanti in servizio sul territorio, mira anche a prevenire la commissione di reati da parte di soggetti abitualmente dediti alle attività delittuose e prevenire il verificarsi di incidenti stradali, specie nel fine settimana, quando maggiore la circolazione di giovani in cerca di svago.